Xuria, noi tutti diversi è il tema dell'incontro di oggi, che cosa dirai ai ragazzi? Dire ai ragazzi che l'essere umano non viene fabbricato in una catena di montaggio, che ognuno di noi è un mondo a parte e che ognuno di noi è diverso, per fortuna. Un mondo di uguali o di omologati sarebbe un mondo noiosissimo. Anzi, bisogna considerare la diversità di qualsiasi tipo come una risorsa e mai sentirsi condannati alla solitudine per il fatto di sentirsi diverso da un altro o per il fatto che qualcuno ti vuole imporre di sentirti diverso da un altro. L'incontro cade in un momento politico particolarmente caldo, c'è stato il Family Day, secondo lei alla fine passerà questa legge? Io credo e spero di sì. Quindi mi auguro davvero che questa sia la volta buona. E credo che la manifestazione del Family Day sia stato un clamoroso autogol, perché hanno chiesto la cancellazione di tutta la legge Cirinnà, quindi credo che la loro avversione nei confronti dell'omosessualità sia stata palese. Vorrei anche dire che secondo me il Family Day non rappresenta il mondo cattolico, rappresenta l'integralismo religioso, il fondamentalismo religioso. La maggior parte delle persone cattoliche, tra cui c'è Renzi e c'è anche la Cirinnà, sono persone che hanno una mentalità più aperta e non sono persone che ci vedono come dei nemici. A lei questa legge piace o un compromesso al ribasso? La trovo come una tappa utile per arrivare al mio obiettivo finale, che è quello dell'uguaglianza con la U maiuscola, cioè il matrimonio per tutti. Però intanto è una buona tappa intermedia. Domani c'è la Candelora, lei ci sarà. Intanto spero che sia l'ultima volta di una candelora senza funicolare. So che c'è stato un impegno da parte del Presidente della Regione, quindi dobbiamo ricordarlo spesso, perché io ho provato a salire su Montevergine con la funicolare ed è bellissimo, e quindi credo che sia veramente una risorsa, e quindi mi auguro davvero, anzi un obbligo, che l'anno prossimo ci sia la funicolare funzionante. Sarà una candelora ovviamente intensa, bella, come lo è tutti gli anni. Io nel mio piccolo chiederò a mamma Schiavona, a parte preghiere personali, anche preghiere che mi sono state chieste da altri, di darci anche una mano sull'approvazione delle unioni civili, così vediamo se è più forte mamma Schiavona o Bagnasco.